Ed eccoci qua ragazzi, l'argomento di oggi, come abbiamo detto in premessa, è la muta e subito affrontiamo l'argomento. Intanto spieghiamo cos'è la muta in parole semplici. La muta è un processo fisiologico dei volatili in genere, ma anche di altre specie mammifere e non. Basti pensare anche al rettile, i rettili mutano, i serpenti cambiano la loro pelle. Quindi è un processo fisiologico che in maniera cadenziaria, ok, in maniera nel nostro caso annuale, avviene. Ok, è un processo molto complesso da spiegare, infatti non ci addentreremo, per questo rimandiamo a ottimi manuali differenti. Di sicuro vi possiamo dire che è molto influenzato da tantissimi fattori: l'alimentazione, la temperatura, l'umidità, la luce, lo stato di salute anche stesso degli animali, quindi, e altri fattori o magari meno importanti. Quindi è sicuramente opportuno andare a prendere un buon manuale e capire bene cos'è il processo della muta. Basti pensare che durante questo periodo, spesso e non in tutti gli animali, si innalza la temperatura basale. Quindi nel nostro caso il canarino ha una temperatura basale di intorno ai 40 gradi, si può arrivare anche a 41-42 gradi. Questo perché l'animale di per sé si alleggerisce in parte del suo carico di piume e nel processo di riformazione potremmo azzardare a dirvi che nasce quasi uno stato infiammatorio, okay? E quindi il loro metabolismo si attiva, okay? Per sopperire ad alcune situazioni. Una di queste potrebbe essere una situazione ormonale, perché non dimentichiamo che è di fondamentale importanza è il ruolo ormonale nella muta, tant'è vero che si parla sempre della famosa penombra. Come vedete in questo video, io l'ho fatta apposta, questa volta non ho acceso l'illuminazione e sono nello stato di luce tal quale dove riversano i miei animali in queste condizioni. E quindi come vedete gli animali sono una penombra, non ombra, penombra, quindi un ridotto stato di illuminazione, poiché questo favorisce il processo di muta. Data questa imparinatura, ci riguardiamo un'altra clip e continueremo dopo con un'altra parte. Cambiato l'inquadratura e c'è un motivo perché abbiamo cambiato l'inquadratura. Adesso precedentemente vi abbiamo spiegato sommariamente cos'è il processo della muta e vi abbiamo fatto notare alcune cose, appunto la penombra, animali in dimora, in spazi comodi, e bagnetto, mangiatoi al numero adeguato all'alloggiamento degli animali, quindi se avete 10 animali mettete almeno 5-6 mangiatoie, non le mangiatoie che siano sempre in quantità superiore al 50% rispetto alla quota degli animali. Tra le altre osservazioni, evitate l'utilizzo di mangiatoie interne, questo perché le sporcano con gli escrementi fanno da vettori. Questo termine ci tornerà utile successivamente. Il mangime, essendo inquinato dagli escrementi,
è facile capire che alla fine è facile veicolare malattie tra quegli animali dentro la gabbia. Quindi noi, nel limite del possibile, ovviamente laddove siete in presenza, sconsigliamo un utilizzo massivo, ovviamente, no? Perché anch'io utilizzo nelle grandi voliere, l'altra parte è strutturata così, un utilizzo massivo delle mangiatoie interne. Laddove le dobbiate utilizzare, come nel blocco grande, ricordatevi, sostituirle spesso, mettere il mangime necessario alla copertura di 1-2 giorni, non di più, e non raboccarlo lasciando il vecchio. Quindi la mangiatoia si deve svuotare, vi dovete assicurare che non ci sia più nulla. Tra i diversivi ne abbiamo già parlato in passato, quindi frutta, verdure, spighe, pan grattato, sfilacci di cocco, sfilacci di gnuta. Ci sono tantissimi altri video di cui ne abbiamo parlato noi, ne hanno parlato altri, quindi non entriamo più di tanto nell'argomento. Poc'anzi parlavamo dell'inquadratura. Inquadratura voluta. Voluta perché? Perché rispondiamo praticamente a una domanda che ci è arrivata in questi giorni. E farò un gesto adesso e molti di voi capiranno subito l'argomento e poi ne parleremo subito dopo. Il gesto è questo. Queste sono delle gabbie vuote, come potete vedere, e questo è quello che c'è depositato sul vassoio carta. Posso trovare questa polvere che non è talco, e scusatemi se utilizzo questo termine, non è talco, la troviamo dappertutto, in qualsiasi parte dell'allevamento, anche sui muri la troviamo. Se io tocco qualsiasi mangiatoia, ecco qua, si ripresenta. A distanza di pochi giorni potete fare le pulizie e a distanza di pochi giorni in questo periodo si ripresenta. Questa polvere, che non è talco, si chiama cheratina, è un aminoacido e non è altro che parte della piuma. Più esattamente è l'involto, chiamiamolo come se fosse il fodero per l'ombrello. Immaginate quegli ombrelletti piccoli, no? Hanno quel fodero. Ecco, immaginate questa situazione qui, la piuma all'interno è il fodero e questa cheratina. Nella prima fase, quando viene espulsa la piuma dell'anno precedente, quindi la piuma pregressa, e dal follicolo spinge la nuova spina della nuova piuma, in questa prima fase di crescita, di fuoriuscita, la piuma si presenta intera. È facile notare questi dettagli in razze pesanti, per esempio. Per esempio il gloster, io ho dei gloster di mio figlio e quando muta nel ciuffo vedete come dei bastoncelli piccolissimi. Il bastoncello è questo fodero, questa cheratina che avvolge nella sua prima fase la piuma fino al momento in cui la piuma, crescendo al suo interno, sgretola questo fodero, questa cheratina, che diventerà questa polvere. Questa è una polvere organica, ovviamente. E la cheratina non è solo l'unica che costituisce le piume, così come anche le parti corne, per titolo informativo, non è l'unica, ma è uno dei principali. Questa polvere, appunto, diciamo, è una polvere organica alla quale dovete prestare attenzione.
non è una polvere qualsiasi e basta. Voi tutti sapete che i volatili in gabbia, ma soprattutto negli ambienti chiusi, più che in gabbia, soffrono facilmente, si ammalano facilmente di patologie respiratorie. Ecco, un ambiente polveroso, questa lo è, e di sicuro non è favorevole per loro, anzi, l'esatto contrario. Peggio ancora se questa polvere è organica. Quando dico organica mi voglio rilegare al termine che ho utilizzato prima, parlandovi di altro nella muta, quando ho detto vettore. Polvere organica e vettore. Unite queste due parole e il risultato qual è? E se voi lasciate troppo tempo a depositare questa cheratina, diventerà, si tramuterà in un vettore, perché essendo organica ovviamente degrada, quindi innesca altri processi della decomposizione e favorisce il proliferarsi di qualsiasi altra patologia. E quindi fate in modo che questa polvere rimanga poco nei vostri aghiani. Come prodigarsi? Sicuramente il modo migliore non è, forse una semplice banale, il pavimento, non utilizzate la scopa, perché la scopa in questo periodo non fa altro che innalzare questa polvere, e per quel poco, mezz'oretta che sarà volatile nell'aria, un'oretta che sarà volatile nell'aria, comunque contribuirà a creare qualche problema respiratorio contaminante. Quindi munitevi di un aspirapolvere, aspiratela. Per quanto riguarda invece tutte le superfici, utilizzate sempre un panno umido, meglio all'occorrenza se in un dito con dei prodotti sanificanti, steramina, mucchina, candeggina, alcol, quello che più ritenete idoneo, che più vi fa comodo utilizzare. Detto questo, ci vediamo un'ultima clip e dopo ultime informazioni e poi ci salutiamo. Ci hanno chiesto, e rispondiamo anche a queste domande, ci hanno chiesto: la muta quanto dura? È una domanda ricorrente. Allora, dire quanto dura la muta con esattezza è un'assurdità. Come abbiamo detto, è un processo fisiologico alla quale subentrano, viene influenzato da molteplici fattori, e quindi dare un termine, un range abbastanza ristretto non è mai facile. Diciamo che per tenerci larghi potrebbe essere dai 3 ai 6 mesi.
Sicuramente va chiarito una cosa, le pene forti, perché magari nei novizi ancora questo non è chiaro, le pene forti le cambiano solo gli adulti, quando parliamo di pene forti parliamo di remiganti, primarie, secondarie, terziarie e timoniere. Le cambiano gli adulti, non vengono sostituite tutte insieme ma in maniera graduale, questo per permetterne contestualmente comunque un volo all'animale. Spesso e volentieri accade in maniera sincrona, cioè nel senso che l'animale, se perde la terza remigante primaria, quasi in maniera sincrona perderà la seconda, la terza, la quarta dall'altra parte. Non è detto che venga così, ma in linea generale, diciamo che nel 50% dei casi si comportano così. Sicuramente i novelli sono quelli più favoriti nel primo anno, perché cambiano parte del loro mantello, quindi non cambieranno le pene forti, cambieranno tutto il resto del loro mantello, e quindi sicuramente la muta dei novelli durerà meno di quella degli adulti. Questo perché le penne forti, per loro proprio il termine, impiegano di più di un piumino con tutte le sue barbole e barbule a fuoriuscire, a strutturarsi e a sistemarsi nel mantello. Quindi io ho anche adesso degli adulti che, a vederli rispetto a quando erano in riproduzione, sembrano brutti, spiumati, con la nuca sfoglia. Insomma, quindi dovete avere pazienza. Sicuramente dovete fare attenzione al contesto in cui alloggiate questi animali per la muta e favorire la muta su tutti gli aspetti. Quindi ricordatevi cos'è che influisce: alimentazione, temperatura, umidità, la luce, aspetto, la parte ormonale, che quindi è influenzata insieme alla luce, e niente. Io adesso vi lascio, se qualcun altro di voi ha qualche altra domanda non esitate, risponderemo quanto possibile, magari con un altro video, in mente la muta. Alla prossima, ciao!